Allora, Francesco Totti ha sempre detto: se la Roma compra un attaccante di grande livello, come può essere, adesso facciamo un nome, Van Persie, di cui si parla in questi giorni, Suarez, questa dice gente io qua. per primo, insomma, mi accomodo in panchina e me lo gusto, me lo Certo. guardo, perché comunque un grande campione fa sempre, mi riposo e me lo guardo. Tra l'altro ho detto un campione che significa anche grande dimostrazione di umiltà. Certo, esattamente. Ora io mi chiedo, possibile che Francesco Totti deve stare in panchina per vedere Dumbia? Benedetto Umbiati, esatto. Ieri Francesco Totti è stato in panchina perché mister ha detto gioca Dumbia, tu ti accomodi in panchina. No, ma poi non solo, cioè, ha giocato già domenica scorsa, ma io ho paura che questo fino alla fine, cioè quello fino alla fine deve stare lì a Benedetto Umbiati. vedere Dumbia. Sì. Quello sarà il centravanti la prossima stagione. Mo si è sbloccato, c'è la fiducia alla società, diciamo, se c'è accettato ci abbiamo, non compriamo. E abbiamo un buon rincalzo che Totti e così andiamo avanti. Sei rimasto quasi in uno scenario apocalittico. Sgomento proprio, atterrito, Io attonito spero che proprio. sia fantascienza, fantacalcio questa Garcia ha cosa. detto che per Dumbia l'area è come il giardino di casa sua, cioè ci si trova proprio bene, Ah, capito? ce l'ha solo Boskov dentro. invece avrebbe detto che Dumbia può giocare solo nel giardino di casa sua, Esatto. secondo me. Sempre del giardino si tratta, Sì, se lo vedi sempre il da che angolazione giardino. lo vedi, insomma. Ecco, vabbè, niente, che dire. Che dire, Io credo massima che. solidarietà. Sì, Solidarietà al solidarietà insomma campione. al campione Si è fatto accomodare per vedere e quello. a chi per anni insomma segue il calcio, cioè chi si era creduto che il calcio era un gioco che se giocasse con i piedi, con la fantasia, con una finta, un dribbling, Serve la coccia grossa e le spalle alle piccole. spalle piccole adesso. Hai capito? Vabbè, Poi ormai oh, guaio, si è sbloccato, è si è guaio. sbloccato, Paradossalmente è guaio. è un guaio. Vabbè, mo fino a fine anno no, non è un guaio, No, no, però poi insomma riflettiamoci, rifletteteci lì in società che non, con Dumbia non vai da nessuna fate un esame di parte, eh. Da coscienza. nessuna parte vai proprio. Ecco. Vabbè, arrivederci, Grazie a grazie, Ben, grazie della grazie. consolazione, grazie.